Fondamentale una strategia comune tra le isole del Mediterraneo anche per avanzare quelli che sono i problemi appunto che le isole si trovano a vivere. Parlo necessariamente dei trasporti e di un fatto che ci sia una politica europea che valuti con diciamo quella differenziazione corretta con il principio di insularità quelli che sono appunto le peculiarità delle regioni insulari. Naturalmente il Comitato delle Regioni può fare tanto anche in termini di riconoscimento di tale peculiarità.